il tuo tempo. Di te o di me? Ancora un po'. Pensa a noi. Quando poi tu leggerai, io non ci sarò, sarai lì, immobile, grazie, grazie. Grande piacere per me essere qua oggi. E Marco, devo essere sincero, io non conoscevo questo format. E quindi ringrazio Marco Menaballi, ringrazio Ted per l'Ecco, TEDx Lecco, per avermi dato questa opportunità e scoprire un mondo in cui le relazioni sono importanti. E durante, diciamo, l'attesa tra, diciamo, un intervento e l'altro, ho pensato molto questa idea di esseri umani e mi è venuto in mente che forse ciò che ci distingue dagli animali è l'idea che noi sappiamo che c'è un futuro e ultimamente ce ne stiamo un po' dimenticando, quindi speriamo di tornare, insomma, a un'età della ragione. E in realtà ciò che ci accomuna agli animali e ciò che è diventata poi la mia passione, la mia vocazione, e cioè il comunicare attraverso le emozioni. E quindi ho pensato, l'amore, per esempio, è una cosa che ci distingue agli animali? No, perché comunque gli animali, quasi tutti, insomma, diciamo, sono in grado di amare. E quindi volevo iniziare con un brano che parlasse di un addio. E c'era uno psicologo degli anni 70 a Roma, che non so se qualcuno forse ha mai sentito parlare, di Massimo Fagioli, che ha teorizzato che i nostri traumi nascono dopo la nascita, e quindi ogni trauma, anche il più duro, può essere risolto se noi siamo in grado di lavorare per tornare alla nostra nascita. E così forse mi è rimasto in testa questo concetto e ho pensato di scrivere un brano raccontando la vita di un uomo da oltre la morte fino a prima della nascita, un po' come un film, il caso di Benjamin Button, La freccia del tempo di Martin Amis, e l'ho chiamato La nascita.
esistere. Dal tramonto io nascerò, dalla pura cenere, dalle terre aride, io vivrò dalla polvere e troverò l'amore da un addio. C'è il sole, ci sei tu, al mio fianco a ridere, dove poi non ci sei più. Grazie. Qualche mese fa mi chiama mio amico regista. Diciamo, il cantautore tendenzialmente scrive ciò che sente e quindi racconta le proprie emozioni, ci prova, e di solito racconta molto di sé, quindi si parte quasi da un'autobiografia, ecco, chi ascolta la mia musica e vuole conoscermi può ascoltare la mia musica e tendenzialmente tutti i drammi esistenziali, le malinconie, le emozioni, anche quelle, devo dire, più raro, perché come diceva Tenco, quando sono felice vado esco e non scrivo canzoni, quindi quella parte lì la rappresento nell'altra mia passione, che è quella del disegno. E nel momento in cui diciamo faccio il mio incontro con il cinema e quindi comincio a scrivere anche per il cinema, scopro che posso anche prendere, diciamo, storie, personaggi avulsi da me e farli diventare comunque attraverso il mio filtro emozionale qualcosa di mio. E quindi mi chiama questo regista un giorno e mi dice: senti, allora, tu stai seduto al pianoforte, stai suonando in una stanza, c'è una badante nell'altra stanza che non ti ha riconosciuto, tu sei famoso, però sei
trasandato, non hai aperto bocca perché sei in crisi esistenziale, sei scappato da questo luogo, diciamo, dove la tua passione ti ha portato alla rovina, all'avidità di lasciare la band in cui suonavi, ti ha portato a diventare solo un cantautore. E, ok, quindi faccio sì, sì, ti seguo, continua. E a un certo punto la badante, dalle prime note del pianoforte, riconosce il personaggio. Dico sì, quindi a quel punto la badante prende una noce e gliela lancia, come per dire, ah, ma tu sei. E dico, ah, ok. E questa noce rimbalzando deve fare un ritmo dal quale tu dovrai creare una canzone. Ho detto, guarda, ho un cesto di noci qua davanti, ne prendo una, la lascio cadere a terra e scopro che le noci non rimbalzano. Faccio, guarda, e dico, guarda, la noce non rimbalza. Dice, riprova. Faccio due o tre volte, guarda, no, te lo giuro, proprio si rifiuta di rimbalzare. Però le nocciole, vogliamo provare con la nocciola? Provo, lascio cadere la nocciola e rimbalza, fa più rimbalzi, dico, guarda, con la nocciola funziona. Ok, allora nocciola, perfetto, me la puoi scrivere? Dico, sì, sì, te la scrivo. Dopo un'ora scrivo questa canzone al volo, questo spunto, glielo mando e lui mi fa, ok, adesso scrivo il film, ci sentiamo tra un mese. E a questo punto ve la suono, è in inglese, si chiama The Mirror. The mirror don't answer like fables, they just show you the way. Candles don't light every cradle, but you're bright every day. Don't look up, just run, till I will be around. Don't look up, be strong, you'll be the sun. The mirrors don't answer like fables, they just show you the way. And candles don't light every cradle, but you're bright every day. Don't look up, just run, till I will be around. Don't look up, be strong, you'll be the sun. Grazie. Un'altra cosa che mi è venuta in mente, oltre, diciamo, a avere suggerimenti emozionali che poi
uno filtra con le proprie emozioni, e quando tu interpreti brani che non sono tuoi e quindi diciamo cerchi di mettere del tuo. Nell'agosto del 2018 sono stato contattato da un chitarrista leggendario che si chiama Gary Lucas, chitarrista americano, che ha avuto, oltre ai tanti pregi diciamo artistici, quello di aver scoperto una delle voci più importanti degli ultimi 50 anni, che è quella di Jeff Buckley, un cantautore che forse qualcuno di voi, che probabilmente non ha mai sentito nominare, è conosciuto per una cover, tra l'altro, di un brano che si chiama Alleluia, e probabilmente lo avete, insomma, lo conoscono più o meno tutti. E apro un'altra parentesi, durante lockdown, momento tosto per tanti, anche soprattutto, ma non soprattutto in modo speciale però, per i musicisti, vengo contattato da Paolo Genovese, regista di Perfetti Sconosciuti, per interpretare il ruolo del cantante in crisi d'identità. Mi fate la senti? E durante lockdown non potevamo suonare, ho detto guarda, la so già la parte, non ti preoccupare. Durante le riprese che ho girato con Valerio Mastandrea, il film si chiama Il primo giorno della mia vita, dove tra l'altro Valerio Mastandrea fa il guru, diciamo, il motivatore, e viene raccontata la storia dello stato d'animo di Valerio Mastandrea, personaggio che nel film si chiama Napoleone, che nome è bello altisonante, che ha una crisi di identità lui stesso. E quindi in queste scene lui aiuta me, perché io mi sblocco e canto Alleluia a cappella in un auditorium un po' tipo simile a questo, e poi a un certo punto lui decide di abbandonarsi a se stesso e sente uno che dall'altra parte della metropolitana sta suonando, ed ero io, e non vi voglio spoilerare troppo il film, guardate, comunque Il primo giorno della mia vita, rinuncia a fare qualcosa, dice che cosa? Andate al cinema, non mi hanno pagato. E Gary Lucas mi chiede di fare questo album, che era 28 anni che aspettava, con degli inediti di Jeff Buckley, un po' come se a qualcuno dicessero di cantare i brani dei Queen, ecco. E io accetto, prima però volevo sentire questi brani inediti, e ce n'era uno che mi ha colpito in modo particolare, che amo molto fare dal vivo, che ha un titolo quasi italiano, perché si chiama In the Cantina, ed è la storia di un uomo che si sente a casa quando si chiude in se stesso, e quindi quando vive in questa cantina, pensando però di viverci con gli amici. E alla fine è paradossale, perché è la fantasia a volte che ti porta oltre i muri, e quindi la fantasia, secondo me, ci aiuterà a uscire da questa situazione, diciamo, un po' stagnante, in cui ci sono troppe brutture. Questo si chiama In the Cantina. Dark in my home, in this world I live alone, whiskey sour, my sunrise, in my head like a silver eye. Sleeping in my sparkle zipper.
And now my home is Cantina. Alone in Lord's sweet fold, he had wounds in four washes. All I love is now ashes. With the shore by the shore. To this world, so their home is Cantina, so their home is Cantina. It's so dark in my home. It's so dark in my home.